celebriamo un evento che è storico. E non è un traguardo il 70°, ma è un momento di un percorso che è cominciato il 20 dicembre del 1951, il 30° della morte di Benedetto Croce, nel cui nome è sorto appunto l'associazione, che è Società di Storia Patria, di terra e di lavoro, per ricollegare le due entità omogenee della vecchia provincia di Caserta, solcate dal Liri Garigliano, che in effetti non scandisce due territori distinti e distanti, ma crea un solco ben superabile e vincibile nel comune denominatore di una storia che appartiene a tutto quel territorio, a tutta quella fascia. Quindi si è ricostituita la terra di lavoro grazie alla Società di Storia Patria del Rivolo, che fu promossa da un'elite di personaggi, di illustre personalità della nostra cultura, della nostra civiltà. Uno per tutti, Fortunato Missa, che era stato prefetto dello Stato italiano, è stato presidente dell'amministrazione provinciale. In quell'epoca, proprio come presidente dell'amministrazione provinciale, si fece promotore di questa iniziativa, che aveva radici che partivano da lontano. Già sulla finire dell'Ottocento si era tentato di realizzare il progetto di una società di storia patria a Maddaloni. Nel 1880 si creò questo nucleo di deputazione di storia patria. E poi si è andato avanti col tempo, poi le cose umane si modificano, si riprese il progetto nell'inizio del Novecento, e poi fra gli eventi della Grande Guerra e gli eventi successivi fecero in modo che si tornasse in automatico, e alla fine tutto si è ricomposto nella unità, e quindi già abbiamo la Società di Storia Patria e Terra di Lavoro, che zela gli studi storici, con un occhio particolare alla tematica che forse sfugge, ma che è fondamentale per il nostro lavoro: studio, ricerca, ma per fare che cosa? Per rendere possibile l'uso pubblico della storia attraverso uno strumento che è la toponomastica, che poi è una scienza ausiliaria della storia. Quindi ogni qualvolta andiamo a voler denominare un'area pubblica o esposta al pubblico, oppure vogliamo fare memoria di un evento, facciamo storia. Quindi realizziamo un documento che poi si tramanda a memoria collettiva, e la memoria collettiva si rende conto che qui operò Luigi Vanvitelli, che in via San Carlo nacque Correra, che fu uno dei massimi epigoni della cultura giuridica classica, e così di seguito continuando. In via San Carlo nacque Federico Verdinoa, che poi è ricordato nella toponomastica casertana, e potremmo proseguire all'infinito. Quindi questa è la nostra missione. Una missione che nel caso speriamo possa continuare per altri 70 anni. Non poniamo limiti alla provvidenza, sì. certo, facendo conto sull'energia e le risorse umane presenti, dobbiamo augurarci che si vada ad multos annos, come si dice negli ambienti ecclesiastici, ma proprio preoccupati di questa proiezione in avanti, noi stiamo abbattendo il limite di età, che diventa sempre più vetusto da noi, e abbiamo aperto fortemente ai giovani. Abbiamo una sezione di studenti che accedono a condizioni molto molto agevolate. L'unico impegno è il lavoro nell'ordinamento, nell'ordinazione delle documentazioni di cui disponiamo, del patrimonio bibliografico, che ammonta ad oltre 25.000 testi, e quindi penso che ci sia lavoro per tutti e materia per tutti, all'attenzione, ripeto, della fruibilità pubblica, perché noi siamo un ente morale di diritto privato, svolgiamo un'attività di pubblico interesse a costo zero per il cittadino, a costo zero per l'amministrazione comunale,
e con qualche piccolo sacrificio personale di tutti i soci che mantengono in piedi e che tengono viva questa fiaccola. Allora, adesso lei ha nominato prima effettivamente il Bambitelli, okay. Mi preparo per una domanda che potrebbe essere tra virgolette un po' cattiva, perché praticamente abbiamo letto negli ultimi tempi che il prossimo anno, nel 2023, per i 250 anni per i 250 anni della morte di Luigi Vanvitelli si è scelto di fare questo convegno internazionale spinto da Tiziano Maffei ad Ancona nel marzo del 2023. Appunto, non pensa che effettivamente forse la città che poteva essere scelta potrebbe essere magari proprio la Caserta che ha fatto, che in questo momento ha nella propria toponomastica, nella propria mappa, forse l'opera d'arte più grande. Questa è un'angolatura del ragionamento, ed è un'angolatura come tutte le angolature, però non danno la possibilità, diventano spigolose e non danno la possibilità di guardare l'argomento dalla sua complessità e ampiezza. A quante persone chiediamo a Caserta, ma Vanvitelli oltre che la Reggia cos'altro ha prodotto? Nessuno lo sa. Vanvitelli per caso è stato sull'Adriatico tra Pescara, Ancona, Salina di Manfredonia, è stato in Lombardia a lavorare per la casa comunale di Brescia, è stata a Milano per fare la facciata del Duomo di Milano che poi il suo allievo prediletto Piermarini realizzò. Insomma, quindi ha avuto un ampio spettro, quindi volerlo confinare nell'immagine consueta, ben nota della Reggia, mi sembra un po' riduttivo della figura dell'opera di Vanvitelli, che è andata in Europa. In Europa è stata chiesta la sua opera dalla zarina di tutte le Russie e lui naturalmente, essendo quasi pantofolaio, nel senso che data l'età preferiva rimanere a casa, ma quale casa? Tra Caserta, Napoli e Roma, lui si è sempre destreggiato. E allora vediamo che uno degli allievi prediletti, Rinaldi, è andato a lavorare in Russia, è andato a lavorare in Ucraina, dove oggi abbiamo visto quelle opere minacciate dalla guerra. E là ci sta la firma di Luigi Vanvitelli attraverso la sua scuola, attraverso i suoi allievi. Ma gli allievi di Vanvitelli, il principale allievo è stato il genero Francesco Sabatini, con i figli, con due dei tre figli dedicati all'architettura, che hanno lavorato a Madrid. La nuova Madrid l'ha realizzato Francesco Sabatini. No, allora, dire che fare il convegno ad Ancona è una mancanza di rispetto per Caserta mi sembra un po' forzato. Anzi, significa dare un respiro ancora più ampio e significa voler far conoscere meglio l'opera di Vanvitelli, che non è soltanto Caserta.